7 nuove aree costiere italiane a rischio inondazione entro la fine del secolo per l'innalzamento del Mar Mediterraneo, e questa è la stima dell'Enea grazie a nuove misure sulla perdita di decine di chilometri quadrati di territorio dell'Italia entro fine secolo. Salgono così a una ventina in totale le aree costiere in pericolo a causa dei cambiamenti climatici e delle caratteristiche geologiche del nostro paese. Tra queste 7 aree anche quelle di Pescara, Martinsicuro, Fossa Cesia. Insomma, tra 80 anni Pescara come Atlantide? Ecco cosa pensano i cittadini. Beh, penso che sia un eccessivo allarmismo. Comunque io so che dall'Africa si sta spostando qualcosa, che l'Italia ha già franato di 72 centimetri. Ma voi abitate qui? Sì. Da poco. Da poco. Quindi questa notizia non è molto confortante. No. Voi da dove venite? Da Napoli. Non ti so di... Ma adesso non è che vi ho rovinato la residenza? No, 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 no. Rimarrete sempre a Pescara? Sì, sì. E certo, dovrebbero, il sindaco si deve porre il problema, l'amministrazione comunale e anche la regione. Mi auguro comunque che non sia così. Almeno approfondire la cosa e vedere eventualmente quali sono le soluzioni. Spostarsi su Chieti magari? Beh, questo non è che sia semplice farlo, eh. Ma penso che sia una cosa impossibile, non credo. Lei pensa? Sì. C'è uno studio approfondito, le parlo di scienziati. Dicono cazzate questi. Sì, sempre la colpa è nostra. Lei dice non c'entra la natura ma c'entra l'uomo. Sì, anche, ma anche. Qualcuno dice ce lo meriteremo. Sì, secondo me sì, per come ci comportiamo può essere. Povera chi ci rimane, ma che dobbiamo dire? Cioè tra le piante che leviamo, case che si fanno a colline, cioè lo spostamento della terra, cioè il mare. Abbiamo sbagliato a costruire tutte le nostre città lungo le rive, ma... Da secoli, millenni si costruiscono nei pressi dell'acqua, quindi... Sì, sicuramente c'è qualcosa di concreto, perché comunque questi studi li stanno facendo ormai già da, non sono da anni, il cambiamento del clima è evidente. Mica solo Pescara, l'Aquila da tutte le parti, tutte quelle che sono sul mare sono tutte ad allagare, tutte. L'Aquila la risparmiamo. Risparmiatela. Ce lo meritiamo, ben ci sta. Ben ci sta quelle che rimangono, le giovane. Ma credo che non ci sarò neanche. No, no. È un disastro. Già ci siamo adesso sott'acqua qui, qualche volta si allaga, Vero? Dovremmo comportarci bene, ma non ci comportiamo bene. Nessuno. Chi butta di qua, chi fa di là, ognuno fa il suo... per poter inquinare, per fare di più, capito? E quindi dipende da noi.